Beh, molto semplicemente la mia sarà una conversazione, tenendo conto anche delle avverse condizioni climatiche che molti cominciano a rannicchiarsi del freddo, e non vorrei contribuire all'avvento di qualche influenza o raffreddore significativo. Prima di tutto un grazie di cuore a questa città che mi ha accolto, soprattutto non solo da parte del comitato dei festeggiamenti, ma anche da parte dell'amministrazione comunale, da parte della comunità ecclesiale, dal parroco e anche dall'ex parroco della Chiesa Madre. Ecco, mi sono sentito molto accolto, un'accoglienza sincera, non formale, dove si sperimenta il calore della comunicazione. Cosa sostanzialmente vorrei comunicare questa sera? Cioè, noi sempre di più facciamo i conti con un tempo che non ha più delle evidenze, un tempo all'interno del quale molti di noi cominciano a stare stretti. Cioè, soprattutto quando si decide di non entrare nel gioco delle ambiguità. Cioè, cosa voglio dire? Cioè, se noi accettiamo di lasciarci omologare dal sistema, se accettiamo di fare il gioco di quelle lobby mediatiche che vogliono addomesticarci, non abbiamo problemi, alla fine stiamo bene. Ma quando non rinunciamo all'esercizio della nostra intelligenza, soprattutto quando non rinunciamo a guardare in faccia le cose, la realtà, questo mondo comincia ad starci un po' stretto. E allora il problema è vedere come esprimere una resistenza democratica a questo tentativo di omologazione, di omogeneizzazione, come dicevo, di addomesticamento. Cioè, riuscire a capire come è possibile essere dentro questa realtà senza lasciarci calpestare nella nostra dignità di cittadini. Cioè, chiaramente il cammino è un cammino impegnativo, un cammino che richiede ricerca, un cammino che richiede delle consapevolezze, soprattutto cercando di non essere delle persone generiche, delle persone che ragionano per sentito dire, ma delle persone che vanno in profondità. Io ho accettato questo invito proprio perché ci diamo l'occasione per guardare in faccia la realtà e cercare insieme delle strade che ci aiutino a respirare democrazia, che ci aiutino a respirare la pace, che ci aiutino a respirare la solidarietà. Cioè, il nostro compito questa sera è quello di dire: ok, intraprendiamo coraggiosamente delle strade nuove. Noi oggi siamo un po', è fondamentale la fase analitica quando noi vogliamo comprendere la realtà. Cioè, noi oggi siamo schiavi di quella che viene chiamata una ideologia della privatizzazione. Cioè, manca la concezione di una totalità sociale
questa è un'espressione non mia, è un'espressione di Émile Durkheim, un filosofo, che certamente, un sociologo che certamente molti di voi conoscono. Ci manca l'idea di totalità sociale e il nostro orizzonte non è quello di un insieme che unifica la nostra esistenza, ma il nostro orizzonte di vita è l'accaparramento dell'accaparrabile. Cioè, praticamente la logica che ci anima è la logica dei CP. Cosa sono i CP? Sono i cavoli propri, detto anche in maniera diversa, ognuno poi ha la fantasia di poter declinare anche in maniera diversa la logica dei CP. Cioè, questa ideologia della privatizzazione ci sta portando a rinunciare alle grandi narrazioni, e noi cristiani siamo quelli che maggiormente martoriati, maggiormente in crisi, cioè mentre supponiamo il cristianesimo riusciva anche a delineare i confini sociologici di un assetto societario, oggi il cristianesimo è una minoranza creativa, ma è pur sempre una minoranza. Se noi frequentiamo le nostre chiese, è così difficile trovare i giovani, troviamo delle persone che tengono le posizioni, ecco, delle persone che coraggiosamente tengono le posizioni in attesa di tempi migliori. Dunque, la privatizzazione, questa ideologia della privatizzazione che non ammette più delle totalità sociali, ci sta, diciamo, impantanando nella ricerca del proprio particolare. Cioè, un'idea di bene condiviso, un'idea di prosperità pubblica, un'idea, poi vedremo meglio, di bene comune, non interessa più a nessuno. Cioè, ognuno cerca appunto di arraffare quello che può, disinteressandosi totalmente della vita degli altri e soprattutto disinteressandosi della vita dei più poveri, dei più soli e dei più emarginati della società. Cioè, noi puntiamo soltanto a quello che mi garantisce il mio benessere e la mia felicità. Questo modo di concepire le cose viene legittimato anche da lobby mediatiche. Perché avere delle persone affamate di successo garantisce anche la possibilità di poter avere dei consumatori di qualità, di avere persone che consumano avidamente e possono garantire la sopravvivenza di certe lobby economiche. Cioè, Fendi ci adora, Canali ci adora, ogni mattina fanno celebrare le messe per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi possa essere un autentico CP e possa essere un autentico consumatore di quei beni che fanno la fortuna di alcune lobby che hanno poi in mano tutto l'impianto mediatico del paese, ma in modo particolare dell'Occidente.